Rieccoci in un nuovo vlog, bentornati, bentornate, mi trovo in questo momento a Palermo. Sono arrivato ieri in giornata, però ieri non ho suonato, sono andato a farmi un giro e a perlustrare un po' la zona e le uniche persone che ho visto suonare ieri erano ai quattro canti di Palermo, ovvero l'incrocio fra due delle strade più importanti che sono via Macheda e via Vittorio Emanuele. Sarà una settimana qui a Palermo, quindi insomma proverò tutti i posti possibili qua per suonare. Credo che la situazione sia abbastanza tranquilla per quanto riguarda gli sbirri, insomma non dovrebbero farmi troppe storie, da quello che mi hanno detto anche altri musicisti di strada. Comunque sarò qui una settimana e poi mi raggiungeranno anche due miei amici che magari suoneranno anche con me, e quindi insomma la settimana è lunga, vi farò vedere tutta la città, magari proverò anche a suonare a Cefalù qua vicino, chi lo sa, vediamo un attimo come andrà questa settimana. Allora, vi dico com'è andata qua ai quattro canti. Purtroppo non ho fatto in tempo a riprendere. Nel frattempo mi sono anche andato a cambiare, però vabbè. E a un certo punto è arrivato questo signore che suona il pianoforte e mi si è messo in coda, quindi ho dovuto fare le cose un po' più di fretta e non ho fatto in tempo a farvi vedere una ripresa. Comunque stra bene, bellissimo. Questo signore mi ha detto che praticamente dopo il virus, dopo il lockdown, questo qua dei quattro canti è diventato uno dei migliori spot praticamente di Palermo. In realtà non si sa bene perché, anche se il flusso è diminuito perché comunque i turisti ce ne sono di meno, però alla fine tutte le persone confluiscono per questo punto perché è appunto l'incrocio tra le due vie principali pedonali, tra l'altro, quindi super bene, super bene. Adesso comincerà una ragazza che gioca col fuoco, quindi ora la faccio vedere. Tappa a Ballarò fissa, per forza. Possibile non fare tappa qua a Ballarò, perché ci sono tante cose street food carine da assaggiare con i ragazzi qua. No.
è buona. Rotucefalù. Andiamo. Allora, siamo arrivati in quel di Cefalù. Come prima cosa ci andiamo a fare una fritturina, perché insomma ce la stiamo sognando da questa mattina, fa anche rima. E niente, praticamente poi ci facciamo un bagnetto e verso le 5 e mezza, 6 provo a suonare lì alla piazza, che ancora ci dobbiamo arrivare, ancora devo vedere. Al mare di Cefalù sono ritornato qua al Duomo di Cefalù e ora mi troverò a montare qua davanti a queste scale. Sono con un abbigliamento completamente scorretto, cioè canottiera e infradito, però vabbè, diciamo che siamo a metà agosto, quindi ci può stare. E niente, qua ci sta una situazione fighissima, perché ci sono tutti i tavoli pieni della piazza, le scale anche sono super piene, quindi sicuramente qualcuno si metterà ad ascoltare. Tempo di fare tre canzoni qua a Cefalù, alla piazza del Duomo, e mi hanno subito fermato, perché praticamente questa piazza è patrimonio dell'UNESCO, è zona sacra, quindi si sono avvicinati quelli della polizia locale, mi hanno detto quando è il caso, se proprio devi suonare qua a Cefalù, fallo sul lungomare, che comunque c'è un bel posto e che c'è bel passaggio. Sì, che
Solo parole, un paradosso, non fottio, ma anche loro stanno da sole. Come me, Dio, resto con me, Dio. Un cuore sotto assedio, fra le paranoie, un parapendio. Spero ci rivedremo altrove, non è un addio. Prendo questo colore anche se non è il mio. Sto dentro, più non sento più. Io ricerco per trovarne il senso, e anche se non lo trovassi è lo strumento che mi rende me al 100%. Quando usciremo avremo ancora più musica senza te. Con cui combatteremo. Per adesso sento, sento, no, sento più. Dici in giro che è. Questo video è finito, stiamo sul traghetto, tornando a Roma. Allora, per quanto riguarda il suonare in strada, Palermo la consiglierei vivamente. Purtroppo non ho fatto in tempo a riprendere la parte che quando ho suonato al Teatro Massimo. Se siete dei basker e state guardando questo video, ve lo consiglio vivamente perché è un bello spot. Allora, questo purtroppo è l'ultimo video di questo tour del Sud Italia. E riprenderò a viaggiare con i Basking Vlog tra un mesetto, qualche settimana, che intanto mi riposo un po' a Roma. Quindi rimanete sintonizzati comunque anche per sapere dove andrò e cosa farò. Iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram e ovunque. Quindi alle prossime avventure.